Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel Giroud! E la palla entra in rete! Ed è subito spettacolo! Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. L'invito a segnare era irresistibile. Non se l'è fatto chiedere due volte e ha incornato. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta. Il portiere non ha potuto fare niente. E la partita inizia alla grande, subito gol. Locatelli la gioca sulla destra. Miretti, pallone interessante in verticale, è fuori gioco per lui. Tomori, Tio. Il portiere la calcia lontano. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Prova la conclusione. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Pulisic. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Pallone morbido verso la fascia. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Florenzi. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Palla in avanti verso il compagno. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. McKenny. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Chiesa. Ecco McKenny. Occasione da rete. La mette sulla fascia. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Florenzi. Oggi autore di un assist. Prova a darla profonda nello spazio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Milik si fa vedere per ricevere. Rafael Leao. Occhio al tiro! Non si passa! In avanti, vuol far salire i compagni. C'è l'opportunità per il contropiede. Milik cerca aiuto nella zona laterale. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Ecco che parte il cross. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. La gioca a sinistra. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Miretti. Milik sceglie di andare per vie verticali. Prova il tiro! E c'è il gol! Hanno trovato la parità. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Gol! Ha segnato al 29esimo minuto numero 7.
Perfetta parità dunque. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Intervento bello ed efficace. Bremer la mette sulla sinistra. Kostic. Calabria si spinge in avanti sulla destra. Giroud mette il turbo, allunga il piede verso il pallone sulla destra. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. La mette in profondità per il compagno. Palla a Rabiot. McKenny. Rabiot prova a creare pericolo. Fa avanzare la manovra. Rafael Leao. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Ecco l'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche il giallo. Che rischio si è preso? Questo errore potrebbe essergli fatale. Chiesa sbroglia evitando di farsela rubare. Kostic. E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Buona scelta di tempo dell'estremo difensore. Prova a fare tutto da solo. Passaggio sulla destra. Rafael Leao. Pallone dentro. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa dal fondo. Rafael Leao. Il quarto uomo. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Ci pensa il portiere a respingere. La riprendono immediatamente. Passa il pallone, però male. La gioca in profondità. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Gara ancora in perfetto equilibrio e squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Entrambi gli allenatori dovranno mettere mano alla lavagnetta per escogitare qualcosa se vogliono portare a casa una vittoria che per il momento non sembra ancora avere un indirizzo preciso. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante dagli sviluppi tutti da seguire. E parte il secondo tempo della gara. McKenny può cercare il taglio in mezzo. Tentativo in avanti, lungo. Prova a verticalizzare. Può liberare il tiro. Ecco McKenny. Qui deve tirare. Ci riprova. Gonfia la rete. Non so cosa si siano detti nell'intervallo, ma sono usciti dagli spogliatoi con il piglio giusto. Hanno ripreso il controllo della partita e la firma non poteva essere che sua. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa e lui ha inflitto il giusto castigo.
È il momento dei cambi, c'è bisogno di forze fresche. Adli non sembra contento, ma l'allenatore non poteva rischiare un secondo cartellino e restare con un uomo in meno. Viene sostituito con il... Conducono con una rete in più degli avversari. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Riceve un pallone interessante. Calabria. Tio. Palla Loftus-Cheek. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Ci prova con un pallone profondo. Tenta il cross. La allontana deciso. Rimessa in gioco dunque. Calabria, Musa, Loftus-Cheek. E la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Gatti. Lungo passaggio in avanti. L'affluenza di quest'oggi è di 80.000. Scavalca la difesa con un pallonetto. McKennie ha spazio per affondare. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Locatelli. Gatti. Potrebbero ancora ricorrere a forze fresche dalla panchina. Pulisic. Musa. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Esatto, Fabio. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Tutti i difensori sono già rientrati e hanno gioco facile stavolta. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. La recuperano immediatamente. Musa. C'è Giroud. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Giroud allarga il gioco con pallone a sinistra. Da lì può segnare. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare. Attenzione, la manovra. La sostituzione. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. Miretti. A sinistra con il passaggio. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Prova il cross. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Cambiaso. Si sta mettendo davvero male per loro adesso. A questo punto l'unica è gettarsi in avanti, a capofitto, non hanno più niente da perdere, non possono fare altro. Pronto al tiro! Insocca le spalle del portiere! E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena! È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Gol per il Milan. Ha segnato all'83esimo minuto, numero 10. Nuovamente in parità, non mollano mai. La domanda è, ora riusciranno a tenere alti i ritmi e provare a vincere? Non riesce a restare sul pallone, possesso alla difesa.
L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Rabiot intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Tentano il tutto per tutto alla ricerca di un gol in zona Cesarini. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. E passa! Si libera con classe. Sulla fascia, è libero. Cross di Florenzi. Gran colpo di testa. Che grande giocata di Giroud! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare! Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Rafael Leao. Florenzi. Se ne va. Musa. Loftus-Cheek. Loftus-Cheek! E hanno sfiorato il gol. E l'arbitro chiude qui la partita. Una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Sono stati bravi, hanno fatto capire fin dall'inizio di volerla vincere questa gara. In partite come queste la tecnica conta fino ad un certo punto, conta più la determinazione, la personalità, la voglia proprio di vincere. Questa squadra l'ha dimostrato. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato.